Noi vogliamo lavorare, e a te devi andare. Noi siamo qui per manifestare la necessità di un intervento che chiarisca la situazione dell'Ilva e dia certezza e sicurezza sulla prosecuzione dell'impianto, perché dall'ultimo incontro al Mise abbiamo accolto con soddisfazione le dichiarazioni dei ministri Calderone del Lavoro e del ministro Urso del Mimit, che garantiscono gli ammortizzatori sociali in termini di ammortizzatore unico, così come hanno dato disponibilità a discutere la situazione delle imprese dell'indotto che vivono una difficoltà finanziaria importante. Però al di là di questa situazione, che probabilmente è proiettata nel lungo periodo, noi abbiamo la necessità di avere chiarezza rispetto alle situazioni dell'impianto, perché temiamo che in questi giorni le difficoltà operative stiano comportando una lenta attività proiettata verso il fermo degli impianti stessi, e questo chiaramente costituisce motivo di preoccupazione, forte preoccupazione per le sorti di uno stabilimento che ormai da troppo tempo vive delle difficoltà e che abbiamo la necessità di ritrovare un po' di certezze per il futuro, per tanti ragazzi che lavorano qui, per tanti ragazzi che vogliono vivere una vita tranquilla e che vogliono stabilità, ma che negli ultimi periodi fanno fatica anche a portare lo stipendio a casa a fine mese per ritardi dovuti ai pagamenti degli stipendi. Siamo qui oggi con i lavoratori per manifestare, per far sentire la voce dei lavoratori che sono stanchi di questa gestione di Mittal, che non ha fatto altro che peggiorare la situazione dello stabilimento. Gli operai chiedono lavoro, non chiedono cassa integrazione, sono stanchi perché tutti quanti hanno bisogno di lavorare per un futuro migliore, per la propria famiglia e per loro stessi. Vogliamo dignità, chiediamo solo questo. La situazione è critica, non sappiamo come andrà a finire. Le aziende sono al collasso, chi ci dimette alla fine, oltre ai datori, siamo sempre noi operai, perché ognuno di noi ha le proprie spese, non sappiamo come andrà a finire, speriamo nel migliore dei modi, però siamo qui tutti uniti oggi per manifestare, speriamo che la situazione migliori. Lo Stato deve prendere la situazione in mano e deve cercare di darci un futuro. A noi e a tutte le aziende e a Taranto in primis.